Sono qui oggi per spiegarti cosa significa fare un percorso artistico con me. Intanto voglio dirti, tutte le persone, la maggior parte delle persone che vengono da me, la prima cosa che mi dicono è: ma io a casa disegno, dipingo, ci provo, ma alla fine non mi viene, alla fine il risultato non mi piace. Vengono delle schifezze, non sono soddisfatta, ma non sono capace, forse non so disegnare. No, non è così, assolutamente, anzi, l'importante è proprio provarci. E poi se non riesci e se non riuscite, è perché vi manca la base, vi manca quella base, quell'impostazione che serve e le regole che servono proprio per riuscire a disegnare, a proporzionare, ad armonizzare, che sono alla base del disegno e della pittura. Queste sono quelle che si imparano facendo delle lezioni e dei corsi. Poi esiste un metodo. Ogni insegnante ha il suo di metodo, proprio per far sì che emerga il lato anche artistico. Perché l'arte non è come la matematica, non è che fai 2 più 2 e ti viene 4. Ecco, l'arte sì, ha queste regole che vanno imparate. Insieme alle regole bisogna riuscire a tirare fuori la personalità. E soprattutto per me è fondamentale stare bene. L'arte ti può aiutare a trovare quell'autostima persa, a trovare un po' di soddisfazione, serenità, magari anche un po' di quella tranquillità, perché entri in un mondo che è fatto solo per te, è il tuo di mondo. Quindi riuscire a guardare una propria opera, una propria creazione che ai tuoi occhi è bella, che ti piace e che ti fa stare bene, è importantissimo. E poi se piace anche agli altri, tanto meglio, no? Ecco, questo è il mio metodo, questo è il mio percorso e vorrei che diventasse anche il tuo, e sono qui proprio per questo motivo.